stiamo aspettando l'inizio della presentazione del primo libro, anzi quaderno, di Moby Dick. Io ho portato due amici che sono venuti qui, due attori, a leggere gratis, e ancora non hanno capito bene, non gli attori, ma che cos'è veramente Moby Dick. Allora io vi inquadro questo palazzo che è Moby Dick e vi inquadro questa pubblicità. Roma ama gli animali e non li abbandona. C'è una legge che può far entrare in tutti i luoghi pubblici e anche istituzionali gli animali. Allora, è una legge, e questo è il manifesto fatto da Roma in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Roma. Allora, è venuto l'attore Luciano Roffi con il suo cane, è sempre entrato in questo posto, ha sempre raccontato e letto le favole ai bambini gratuitamente con il cane, come vengo io con la mia bassotta, e oggi chissà come e perché Gioacchino De Chirico ci dice che non si può entrare perché c'è un regolamento. Allora io vorrei capire che regolamento c'è da Moby Dick e che cosa vogliamo fare di questo luogo, perché guardate, anche qui c'è un po' di cenere, vedete? E queste invece sono tutte le cicche buttate in terra, e guardate anche le buche. Queste cose io già le ho scritte alla segreteria di Zingaretti. E allora, se questo è un hub culturale, qual è la vera cultura?